Questo programma è presentato da Buonasera, benvenuti, eccoci qua, prontissimi per partire un nuovo sabato, ma sarà un sabato eccezionale il nostro, straordinario. Diciamo che è veramente eccezionale, particolare, perché parliamo di bellezza, di bravura, insomma. Di tante cose, di moda, di teatro, di cinema, sì, perché questa sera, insomma, piuttosto che avvalerci dei nostri esperti psicologi, lo psicologo l'avremo bisogno noi, bravo. Di curatori, tutto quanto, sì, perché avremo un concorso di bellezza, concorso di bravura, bravissimo, eccetera, eccetera. Praticamente oggi, proprio per la gioia, vedete sfilare diverse ragazze, ma soprattutto che ragazze, un bijou. Allora, come si chiama? Diciamo subito, concorso, sì, il concorso Miss si chiama Film Miss Festival. Film Festival 2023. Pensate che stasera, proprio stasera, eleggeremo quattro ragazze che, dove ovviamente saranno insomma protagoniste, tra virgolette, per poi accedere giorno 2 e 3 a Paola e finale, praticamente fare la finale. Ci saranno protagoniste, diciamo. E più si va avanti, più ci sono grandi personaggi. Bravissimo. A condurre, ma anche insomma a presenziare all'evento. Ci sono registi, attori, anche perché si tratta, sì, di fare dei film. Infatti, credimi, ci sarà l'attore Fabio Rondinelli, che è un attore nel film di Ultimo, insomma un film seguitissimo, Viva gli sposi con Paolo Villaggi, che sarà addirittura, pensate, presente nella finale a Paola. Però la cosa bella, la ciliegina insomma sulla torta, lo diciamo? Sì. Ebbene sì, bene, faranno parte, insomma, chi è che sarà eletta, con Mauro Cerminara, che sarebbe l'attore regista, insomma le nostre ragazze saranno praticamente loro le protagoniste, almeno una sarà giustamente eletta a Paola e sarà lei la super eletta. Ma ci sono anche altre fasce, non soltanto, ci saranno le selezioni, sì, queste quattro che prenderanno parte alla finale di Paola, ma avremo altri premi che consegneremo, altre fasce nel insomma, corso di questa serata. Queste fasce, avremo diverse ragazze che vedrete sfilare in tre uscite, come casual, abiti eleganti e poi il costume da bagno. Non ovviamente Raffaella non partecipa. No, l'avreste voluto, è fuori concorso. Ma guarda, sono sincera, ormai diciamo che faccio il tuffo nel passato. Di te abbiamo detto le peggio cose e le miglior cose, e tra le migliori appunto la tua partecipazione a tanti concorsi, ne hai vinti parecchi. Bellezza, bravura, tutto quanto. Gli anni che furono. Bah, ieri d'altro. Mamma di due figli, però va bene così come sto. Che succede alle nostre ragazze? Tutto di bello, nel senso ci saranno tre uscite, ci sarà il casual, ci sarà l'abito elegante, ci sarà il costume mare. Ma chi saranno i giurati? Perché giustamente... Vuoi che andiamo subito ai giurati? Vai, sì, dai. Allora, li conosciamo meglio. Franco Barillaro, veramente tanta roba. Grazie. Scrittore, poeta, attore. Ma oggi per questa, e poi tra l'altro stasera dovremo scegliere un po' di ragazze brave, bravine, per fare delle parti in alcuni film, ma oggi è molto più facile, Franco, no? Partecipare a casting, insomma, film.
sì, credo di sì. Abbiamo soprattutto questa grandissima realtà qui da noi, la scuola cinematografica a Siderno, sì, che è qualcosa di insomma, no? È un'enorme opportunità, un'enorme, ce l'abbiamo in casa, un'enorme, no? Opportunità. Parliamo della Ionica, Calabria. E infatti abbiamo diverse produzioni, sì, dove ci sono stati i casting grazie alla scuola cinematografica, selezione di figurazioni speciali, attori di veri e propri ruoli, come lo sono anch'io. Beh, mi pregio umilmente di aver partecipato come in un ruolo piccolo, come comandante dei carabinieri. Comandi, insomma, una grande impronta. Nel film Good Mothers, wow, di Julian Jarold, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. Sì, sta andando in onda adesso su Disney Plus. Perfetto, benissimo. Poi c'è Massimo Spanò, e lui devi sapere che è il direttore del concorso Miss Film Festival e soprattutto direttore anche questa sera dobbiamo proprietario stare attenti, dell'agenzia, quindi abbiamo proprio lui, colui quello che ha idealizzato, è stato lui il leader insomma di questo che è responsabile festival, del destino di queste ragazze che tra poco vedremo, ancora l'abbiamo vista, insomma sembra che responsabile no. Li induco, gli do un input per una poter... bella spinta, sì, verso, sì, ecco, il successo, possibile avanti, successo, sì, molto, sì, bene, sì. Poi ovviamente parleremo altro di quello che accadrà di bello a queste ragazze. Poi abbiamo Francesco Ruga, Ruga. Molto... Sì, lui è un veterano, buonasera, buonasera. Con buonasera tanto a tutti. Simpatia è sempre bello ritornare ormai qui, a parte la sua mobilia di casa l'ha portata qui a Telemia, sì, perché è vero, si è quasi è trasferito, no? Quindi ci vengo spesso, è sempre bello. Tra le altre cose sono curiosissimo e non vedo l'ora che iniziamo. No, a vedere le ragazze alle quali poi possiamo fare anche qualche domanda, no? Sì, possiamo... sì, certo. Oh, okay. Francesco, per noi che siamo, sì, lo possiamo dire, no? 60-70 anni, certo, no? Perché per noi che siamo un pochino più vecchiotti, però queste cose insomma le abbiamo, sì, vissute, no? Sì, lo si diceva prima, negli anni delle balere, dei liti, uno degli eventi immancabili c'era ogni estate è pane sfilate di sfilate sembra la Nutella, no, c'era la Nutella, no, c'era il miele all'epoca, il miele. No, mi ricordo benissimo questi concorsi di bellezza era un evento che è immancabile, irrinunciabile per qualsiasi balera, per qualsiasi, sì, era un'estate pandemica, se non c'era pandemica, un concorso, c'era un concorso di bellezza. Hai perfettamente ragione, poi perfettamente abbiamo ragione. E poi abbiamo Moira Gaiuso, lei che è praticamente la regina dei follower, praticamente lei è un influencer e l'ho voluta veramente qui perché insomma lei ha modo di grande spessore, dove praticamente insomma buonasera a tutti, grazie. quali influenze dai, trasponi a, allora, ai tuoi, nasco come a tuo seguito. Nasco, innanzitutto grazie per avermi ospitata qui a Telemia, oramai Raffaella abbiamo instaurato un bel rapporto, quindi... c'è una fresca, vabbè. C'è uno scoperto, ormai sì, vabbè. Niente, ormai non c'è niente da fare. Sì, mi occupo di social media marketing, ho studiato a Milano e mi occupo insomma di gestire profili social. Nasco come influencer, nasce come una passione il social fino a diventare un vero e proprio lavoro, quindi... una bella opportunità stasera, ho intravisto tante ragazze che mi seguono sui social. Bella. Sì, le ho interviste, quindi nessun occhio di riguardo, però attenzione, assolutamente, nessun occhio di riguardo, però alcune le ho interviste, quindi sarà bello anche vederle dal vivo, anche vedere tra direttore e carabinieri, no. Appunto, non vogliamo esserci, insomma ce ne vogliamo scappare assolutamente. E poi ecco, c'è Domenico Lizzi, ecco, imprenditore. Io per presentarla dico anche grazie per quello che fa, anche per tutto quello che accade di bello in questo nostro comprensorio, perché lei è sempre molto partecipe. Cosa pensa insomma della nostra bella gioventù? Cioè, io sono qua grazie al direttore Massimo Spanò che mi ha invitato di poter rappresentare la giuria su queste splendide ragazze. Adesso valuteremo con molta attenzione la loro bellezza e la loro bravura. E in ogni cosa, in ogni partita c'è sempre un vincitore, no? Certo. Perché è una questione sportiva. Vorrei invitare i ragazzi di non sentirsi quelli che sono esclusi perché sono ragazzi meno belle. Giusto. Significa che siete tutti bellissimi. Poi daremo un voto
a quello che noi abbiamo messo intorno, ognuno di noi votiamo per il nostro figlino in più. Sì, credo che sia un messaggio meraviglioso che lei sta dando, anche perché deve essere una serata un po' particolare, giocosa, ma soprattutto devono divertirsi, e questo lo spirito, che poi sono tutte belle e meravigliose. Guarda, anche guarda quante fasce qui abbiamo, no? Cioè, abbiamo poi una le quattro spicca finaliste, poi ma abbiamo c'è qualcosa tanti altri anche per me, ma lo sai che c'è un po' di magone, è rimasto un panettone, non è una colomba pasquale, poi vediamo eventualmente. Allora, diciamo una cosa che serve per la valutazione. Allora Massimo intanto non voterà, coordinerà la giuria, il voto verrà espresso numerico da 6 a 10, vero? Sì, Massimo, sì. Non so quanto possiamo dire in questa fase. Allora, per ci ogni saranno uscita due finaliste che vanno direttamente alla finale nazionale, che sì, si terrà a Paola, poi Raffaella lo dirà pure, sì, il 2 e 3 settembre, dove ci saranno attori, registi, che già ha annunciato Raffaella, e oggi abbiamo pure quattro fasce sponsors, di cui una fa pure presiede Domenico Lizzi con la sua fascia sponsor, quindi fa parte pure lui. Quindi due finaliste e quattro sponsor. Molto bene, c'è bella roba da aggiungere, però io direi di farlo, altri perché sì, vediamo da subito, sì, i nostri ascoltatori che non vedono l'ora. Insomma, che i nostri telespettatori non vedono l'ora. Esatto, con tanta bellezza. E anch'io me li gusto, ce li gustiamo. E quello tanti, che sì, no? È quello che c'è da dire, poi lo faremo nel corso della puntata. Ad esempio, il nostro proposito, ecco, del dottore Lizzi, i nostri tanti partner sostenitori, d'accordo? Bravo. Lo faremo da qui a poco, intanto cominciamo con la sfilata, la prima sfilata, la prima uscita è che quella Casual. Allora iniziamo subito, la prima uscita, poi il resto lo diremo, cosa la tagliare, eccetera, eccetera. La prima, numero uno, Vanessa Iodo. Continuiamo con il numero 2, Jessica Chiodo. Andiamo avanti, la numero 3 è Jessica Germinara. Avanti, 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 poi conosceremo meglio tutte quante loro. Caterina Fazzolari con il numero 7. Continuiamo con la numero 8, Fabiola Scardamaglia. Andiamo avanti in maniera molto regolare, quindi ora la numero 9, si tratta di Rosalba Schirripa. E continuiamo con un 9. Davvero fantastica, Giuliana Montesanti, lei è fuori concorso.
Più avanti con la numero 11 è Samantha Scicchitano. E continuiamo con la numero 12, è la volta di Maria Patamia. Era la numero 12, passiamo alla numero 13, trattasi di Chiara Ierace. E adesso continuiamo con la numero 14, parliamo di Asia Fiorillo. Passiamo ora alla numero 16 e Chiara Iarinò. Il numero 17 chi è? Andrea Maretta. La numero 17, quindi adesso andiamo avanti tutto d'un fiato. Numero 19, Rosa Giove. Di Iarinò Silvia con il numero 20. Ci siete voi qui? Non c'è? Ok. Griffo Sala. Numero 22. Numero 21. Angela Vescio. Numero 22, Grifo Sara. Ed ora la numero 24, Carmen Rodio. Lia. Passiamo
puntualizzare che saranno 3 le finaliste e 4 invece gli sponsor, giusto Pino? Sì, a proposito di partner sostenitori, lasciami fare un mini elenco. Ti lascio, ce ne sono degli altri che poi alla spicciolata vi renderemo conto nel corso della puntata. Allora, Big Matt, Edil Merici Locri, Gioielleria Squillace di Giulia Squillace, Roccella Ionica, Revè Centro Estetico Catanzaro, Mater Domini di Francesca Giada, poi Miro 2.0 di Dalù Ristorante e poi Macelleria Eccellenza Italiana Catanzaro Lido. Ci sono degli altri, come dicevo voi. Assolutamente sì, là, però più là. Poi daremo altri elenchi. E adesso cambiamo completamente. E adesso la cosa bella, dai, torneremo un pochettino al nostro talent show. Nuove sembianze, torniamo all'identità vera del nostro talent con un cantante. Sì, si chiama Francesco Greco. Francesco Greco. Lo volevo chiamare. Prego. Vieni, Francesco. Buonasera, Francesco. Benvenuto. Buonasera. Benvenuto, credo che sia la prima volta. Sì. Che, lo vediamo qui sì, davanti alle camere. Oh, finalmente, sì. Ne cambiamo parecchie nel corso del nostro sabato e Francesco è una new entry, arriva da Pentone, Catanzaro. Cosa fai nella vita, Francesco? Sono nei social, faccio la sicurezza e sono cantante. Perfetto, quindi questa faccio parte di un coro parrocchiale di Pentone. Perfetto, qualsiasi cosa ci succede, noi siamo protetti. Al sicuro, stasera possiamo fare quello che vogliamo, praticamente siamo blindati. Pino. Cosa canti, attenti. Cosa interpreti, cosa fai con più diletto? Io di genere canto le canzoni anni 60, ma sì. Stasera voglio cantare una canzone di Elvis Presley. Wow, si vuole sbizzarrire, ma veramente una cosina proprio piccina. Una canzone lenta. È un onore. E quale? I Can't Help But Fall in Love. Ah, poi anche un po' si sta rigenerando la figura di Elvis grazie anche alla cinematografia, no? È vero? Sì. Ma tu, per te, che cosa rappresenta Elvis? È un grande mito, per me è un mito, perché da piccolo che io sono proprio fan. Proprio un gran fan. Ti piace, ti piace anche negli atteggiamenti, nelle movenze o cos'altro? Sono nato negli Stati Uniti e niente, mi piace Elvis. Elvis, ma italiani qualche altro insomma di casa nostra ci sarà? Vedo che ci penso un attimino, quindi insomma ecco, non è tanto comunemente cantanti anni 60 come il Totone, Massimo Ranieri, siamo lì come figure insomma come musica che allora dici? Il pezzo che ci fa sentire è ripetiamolo Can't Help Fall in Love. Perfetto. Andiamo? Francesco Greco. Shall I
il nostro Elvis Presley, Francesco Greco da Pentone Catanzaro. Massimo, vogliamo chiedere a Massimo, noi qui abbiamo già elencato prima tutta una serie di caratteristiche che devono avere le nostre miss, no? Parlavo insomma di bellezza, ma non soltanto, ma anche di bravura, scenica, bravura. Adesso sì, le sentiremo tra poco. Sì, infatti, quali altre caratteristiche? Per finale dovranno preparare un'esibizione, perché tramite il regista Mauro Cerminara poi sarà valutata sia la bellezza che l'esibizione. Sì, ma già questa sera. Io so ma che devo stasera chiedere di farci recitare tutta quanta la mia qualcuno, commedia. Sì. Qualcuno, che già me li stai traumatizzando, traumatizzando. Tu non sai che significa stare dietro le quinte, già sentire in questa maniera le ragazze. Mi fai venire una tachicardia, io le devo un attimino tutelare. Sarebbe tanto se parlano, dicono dove vengono, che fanno. Studiano, sarebbe già questa tanto. Sera siamo in mezzo a carabinieri, poliziotti, ecco, sorveglianza. No, ma tra l'altro io adesso mi fa l'avvocato. Okay. Io faccio un po' multitasking, sì, come al solito. No, io infatti volevo chiedere più che altro a Massimo Spanò, che ricordiamo la appunto che è il direttore, sì, che stasera, cioè a breve vedremo la seconda uscita praticamente seconda di Abiti Eleganti. Però ho notato che praticamente alcuni hanno già la fascia, sì, volevo capire nei dettagli cosa significa, soprattutto allora, per la mia gente a casa. Allora, noi facciamo un percorso, come ho detto prima, durante questo percorso fatto di selezioni andiamo a scegliere le ragazze più quotate, più portate, per portarle in finale. Quindi quelle che poi vedrai fasciate non sono altro che le finaliste che sono già state votate in selezioni precedenti. Quindi in automatico vanno giorno 2 e 3, già vanno in automatico, sì, perfetto. Sì, sì, sì. Hanno già i biglietti, li rivediamo anche in questa fase di Roccella Ionica. Allora cominciamo subito. Assolutamente. Abiti sì. Da sera, numero 1, Vanessa Chiodo. Chiodo. Siamo alla numero 3 e Jessica Cerminara. Vediamo dei bellissimi abiti super eleganti, dove queste modelle insomma lo valorizzano tantissimo. Verboso, tanto femminile, eh? Yeah. E continuiamo con la numero 4, lei è Denise Corapi. Guarda che classe che hanno queste ragazze, come sfilano. Quanto portamento, sembra abituate alle passerelle. Ma poi sentiremo anche parlare, eh? Sì. Lì ci sbizzerriamo. Ok, andiamo alla numero 7 che è Caterina Fazzolari. Continuiamo con la numero 8, lei è Fabiola Scardamaglia. Lei è un po' vestiario dark, sei d'accordo, sì, con me? E cambiano anche, sembrano cambiare aspetto, pure sembrano altre donne. È vero. Altre grazie. È vero. Anche il trucco.
tipo, vedi, un po' particolare. Sì, poi dovremmo ringraziare. Assolutamente sì. Un po' greca. Un po' greca? Greca. È parente di Francesco Greco, magari. Ma non saprei. Allora, numero 9, Rosalba Skirripan. Gatta, qui abbiamo la trasparenza che si intravede. Dai, è arrivata la primavera, quindi ci facciamo consigliare, no? Cos'è che posso andare per la maggiore quest'estate? Ma già da subito, eh? Assolutamente. Da questa primavera. Sì. E continuiamo con Giuliana Montesanti. Anche lei con un abito molto molto elegante. Ricordiamo, molto prezioso, assolutamente sì, color oro, prezioso. Ricordiamo che lei è fuori concorso, però è già una veterana del palcoscenico con appunto l'agenzia, infatti è uscita proprio da Massimo Spanò. Sì. Bene, bene, bene. Abbiamo anche dei gioielli. Assolutamente sì. Vediamo, non possiamo soffermarci su ogni particolare. Andiamo avanti adesso, abbiamo la numero 11 che è Samantha Scicchitano. E il verde petrolio invece devi sapere che va tantissimo, è molto particolare, insomma, anche il modo di portamento. Eh sì, ma se saranno in tante poi molto salirà accattivante anche il prezzo del petrolio per quest'estate. direi. È caro, infatti sta nel tema, secondo me, che pensi? Ok, va bene. E continuiamo con la numero 12, lei è Maria Patamia. Anche lei è un po' tipo una sirenetta. Color oro, tanto ricci, ogni riccio un capriccio, chissà se è vero, splendida, numero 12, Maria Patamia. Se dovessimo soffermarci anche sulle grip, su chi insomma ha collaborato, ma io sai, essendo aziende, donna, è così, no? Ci soffermiamo noi. È un concorso questo molto amato, sì, tanto attrattore, abbiamo tante aziende che collaborano con enorme fiducia. Prego. La numero 13 ora. Torna in abito da sera Chiara Jerace. Ricordiamo che lei ha già ottenuto la Miss Eleganza, la sua fascia. Abbiamo appena parlato, le fasce che significato hanno. È come una sorta di autostrada già tracciata per le finali. Per accedere il 2 e il 3 a Paola. Sì. E la volta invece del numero 14, lei è Asia Fiorillo. Anche questa, così, viola, colore. Accessorio per le cerimonie, fantastico. Siamo alla 15, la 15, 12, non c'è, 14, 15, non c'hai. Allora passiamo a Chiara Ieri No. Sì. Bene, abbiamo fatto centro. Anche lei con questo colore fucsia, ultimamente si stanno utilizzando questi color pastello, stanno andando tanto, devi sapere, Pino. Sì, poi colori, anche strutture, ma anche come indossano, come vengono portati Andrea, questi abiti. Si chiama Andrea? Mailita. E adesso è la volta della numero 17, Andrea Mailita. Io faccio avanti. Sembra una sirenetta con questi capelli lunghi, bene, soprattutto bene, questo colore che gli salta molto. Andiamo adesso alla 19, Rosa Giove. Questa è un altro pianeta, eh? Assolutamente sì. No, ma non posso fare favoritismi, vabbè, sono tanto un'espressione, no, così che lascia il tempo che trova, via. Sì, noi giusto dobbiamo parlare, però i giurati sono davvero inflessibili, quindi ci viene comunque facile il trasporto, ecco, ma non dovremmo. Ma loro non sentono comunque, anche perché sono è una cosa confidenziale, siamo io, te e la nostra gente a casa. È la volta del numero 20, lei è Ieri No, Silvia. Genovescio.
qui già con il suo portamento e soprattutto si vede che insomma è ballerina, infatti ha le movenze, no? Sì, ma secondo me già arrivano dal mondo dello spettacolo, quindi non vanno a incontrarlo, sì, ad abbracciarlo, ma già provengono. Anche lei con il verde petrolio, eh? Intanto mi passo alla prossima che sarà 21, Angela Vescio. Lei è una mamma graziosissima, ho appena conosciuto la bimba che anche lei vuole sfilare come la mamma. Fai te, ce l'abbiamo proprio. Ma c'è un altro concorso, vabbè, lo facciamo, lo approntiamo, così magari. Assolutamente sì. Non proprio settimana prossima. Una piccola teenager che cresce. È la volta del numero 22, parliamo di Grifo Sara. Hai sentito? Mamma! Ecco, sì. Anche lei con questi capelli lunghi. Che io richiamo dalla foresta. Ecco. Insomma, è la foresta. 23. Cioè, 23. 24, la Camel Rodeo. Ok. Avanti con i nostri abiti da sera, poi avremo, ricordo, il costume mare. Andiamo con la 24, Carmen, che è Carmen Rodeo. Particolarissima anche lei. Voi le sentite? Queste ragazze sono bellissime, infatti anch'io li voglio. Sì, non vedo l'ora, anche è bello conoscerle. Metteremo sotto Tokyo, un po' come. E alla fine abbiamo il numero 28, lei è Miriam Lia, un po' tipo abito da sposa lei. Sì. Proprio chissà dov'è il principe, chissà, ci sarà un principe? Se questa sera. Se non c'è mi candido. Ecco, ecco. Lo sapevo Pino, devi stare qua con me, ti ho detto. Non devi fare oltre. Ma vale, insomma ci sono agenti alla sicurezza questa sera, altrimenti chissà. Vabbè. Visto piena di tool, insomma, quest'anno è. Sono abiti che si usano, devi sapere che col fatto che mi sto un po' documentando questi tool si usano. E abbiamo finito la nostra carrellata delle nostre meravigliose ragazze. Ma cosa ne pensi, Pino? Molto bene, fatto un molto po' bene, ma io sono curioso di sapere anche perché poi tra l'altro avremo un seguito sui social, no? Come ogni settimana poi andremo a capire, lo farai tu anche personalmente, poi mi riferirai. È quello che pensa la gente di quello che stiamo facendo, così come facciamo solitamente al sabato, anche di questa puntata speciale, ricordo. Saranno entusiasti, sì, come sempre. Una puntata dedicata a Miss Film Festival. 2020. Stiamo facendo la selezione, a beneficio che si sta ponendo soltanto da poco alla missione, stiamo selezionando delle possibili attrici che avranno degli incontri importanti da qui a poco a Paola, nella finale di Paola, ad inizio mese prossimo, e poi avranno così insomma il palcoscenico nazionale che guadagneranno molte di loro. E adesso abbiamo un altro ospite. E andiamo avanti dopo la passerella con gli abiti da sera, tra poco avremo costumi mare. Attenzione, abbiamo un altro ospite. Chi è? Chi è? Chi è? E parliamo di Cosimo Bevilacqua, in arte Jason. Perché Jason? Io lo chiediamo a lui, sei d'accordo? Sì, lo chiediamo, intanto lo facciamo insomma guadagnare quest'area, spettacoli. E quindi parliamo di chi già il cinema lo fa. Vieni, vieni Jason, vieni, vieni. Ah, buonasera, benvenuto al nostro concorso. Buonasera, ciao carissimo. Fatemi dire una cosa, intanto abbiamo altri partner. Vorrei ricordare il calzolaio Rocella Ionica, Aurelio Cirillo. Ringraziamo anche gli abiti da cerimonia Frizzante Moda Catanzaro. Qui ci soffermiamo un attimo perché è proprio l'abito che indossa il nostro. È massima, che eleganza. Io chiederei proprio un primo piano perché, guarda, un abito veramente strepitoso. Complimenti. Grazie. Sì, non è, pensavamo di non meritare, ecco, con tanta bellezza, con tanto abito. Però, insomma, ha una ragione la presenza e quello che indossa il nostro Cosimo che ha fatto questo film, sì, Jason. Uscirà il 20 maggio. Ci puoi prefigurare qualcosa? Cioè, che cosa... raffigura, ecco, la trama del sociale, del sociale. Lo vedo abbottonato un po' come l'abito. Vabbè. Non vuole tanto spoilerare, però raccontaci un pochettino di giorni, sociale sei un pochettino un po' vago, vai un pochettino nei dettagli. Sono il protagonista. Ok. Affiancato a me ci sono due grandi attori che sono Salvatore Termini, l'arte King Kong, e Alfredo Di Bassi. Perfetto. Senti, puoi dare qualche consiglio? Perché questa sera di cinema parliamo, stiamo preparando nuove attrici. Quali sono le prime difficoltà che uno può incontrare quando entra in questo mondo? È un'emozione bellissima.
L'importanza è anche l'importanza di studiare pure, di prepararsi. Oggi per fortuna abbiamo le scuole, abbiamo chi ci prepara. Sì, a me mi ha preparato Andrea Paonesso, mi ha preparato. Ascolta, volta... ma hai avuto qualche prima di dire no, basta, finisco, non fa per me, non lo so, un momento di defaianza a dire no, ok, non fa per me. No, pensavo fosse un ceffone che mi arrivasse, insomma, no. Ok, vabbè. Ancora no. Diciamo che quando recito mi trasmetto tante emozioni. E li trasmetti pure. Sì. Sì, una volta si cominciava facendo la comparsa, poi il figurante, piano piano. E uno oggi, oggi sono stato fortunato perché sono il protagonista. Infatti io volevo soffermare proprio per questo. Come hai iniziato? Insomma, come hai fatto? Cioè, perché sei stato protagonista? Perché hanno scelto te? Non lo so, questo. Come non lo sai? Sicuramente per la tua bravura, sicuramente. Grazie. Ascolta, devi dire ai nostri amici di guardarti, insomma, che prossimamente ci sarà questo film. Ti aspetto in tanto. Ok. Che auspicio ti dai? Non ho capito. Che augurio ti dai? Spero di trasmettere tante emozioni, spero di lasciarvi sempre con qualcosa in più. Cosimo, chi è il tuo attore preferito? Jason Statham. Vedi? Non avevo dubbi. Allora, facciamo sfilare, perché dicevamo di questo abito che arriva da Catanzaro, frizzante moda, quindi facciamo sfilare il nostro Cosimo Bevilacqua. Piccola sfilata anche il nostro Cosimo Bevilacqua. Jason! Uscire? Sì. Grazie a Cosimo, insomma, mi sa che le ragazze sono pronte. Attenzione, attenzione, anche perché... Prima, sì, però, vorrei chiedere qualcosa sono ai amici in giuria. Hai capito che sono impaziente. Perché tutto questo silenzio a me preoccupa, perché li ho visti ragionare, meditare. Allora, vogliamo dire qualcosina un po' tutti quanti? Allora, intanto il microfono lo facciamo circolare, prego, rotolare. Allora, abbiamo gli amici della giuria. Sì, Massimo. Vabbè, io sono di come parte. Sta andando? Io sono di parte. Per me li porterei tutti in finale. Ma quale parte? Anche nostra, suppongo. Penso sì, di belli, sì, bravi. Farò pure le over prossimamente. Okay, perfetto, perfetto. Ma grazie, guarda, mi ha dato della molto carinamente farò qualche dell'over. Ma in effetti hai ragione. Avessi saputo, non avrei fatto questo intermezzo. Secondo me Massimo non ha capito. Allora, se possiamo saltare, saltiamo. Taglia. È il patrono, è il patrono. Franco, come va? Franco, come cosa sei? Ti è parso finora di quello che si è visto? Io, insomma, non è la prima volta neanche questa sera, perché già sono stato invitato più volte, certo. E sto seguendo, vedo delle belle ragazze e aspetto sinceramente il momento del pezzo che dovranno poi fare, quindi insomma, per vedere un attimo. No, aspetta, se... anche due pezzi, eh? Sì. Attenzione, sì, sì. No, perché la gente adesso, vabbè, che siamo in fascia protetta, vabbè, andiamo piano, eh. Poi abbiamo anche... Francesco Ruga. Sì. Francesco. Sì, io guarda, ti dico questo, ho visto due uscite e due uscite completamente diverse. Sì, no, due uscite, sì, ma due uscite diverse. Sto dicendo una cosa molto tecnica, molto tecnica. Ah, no, volevo dire che già tra la prima e la seconda uscita ho visto le ragazze molto più sicure nella seconda uscita, sì, molto più tranquille, più normale, molto più spigliate, sì, no, nella prima un pochino più emozionate, quindi la prima volta magari. Invece la seconda le ho viste, quindi nella terza mi aspetto, insomma, che sia. Mi aspetto. Guarda, stasera per me è un grande regalo, perché veramente sto facendo un tuffo nei ricordi e spesso e volentieri mi piace soprattutto un attimino guardarle, no? No, ma... Sì, sì, vabbè, ma adesso siamo in diretta, adesso che facciamo, Massimo? Sì, lui approfitta. Sì, vabbè, poi c'è il suo agente, che sarei io, e faremo poi un contrattino, quello che sarà. Sì, poi abbiamo Moira Caiuso, ma Moira, cioè, sei dalle nostre parti, perché Moira... Sì, io sì. Conosco Moira Orfei, poche Moire. Guarda, ti dirò che il mio nome... Parente? Però è dovuto proprio a questo. Ah. Al circo, mia mamma innamorata del Orfei... All'epoca disse: se è femmina la chiamo Moira. Guarda, ho fatto sempre, guarda, non così sapendo. Così.
Che dire, sì, abbiamo assistito alla prima uscita casual, poi agli abiti eleganti e ora è il turno dei costumi da bagno. Sì, sì, anche se io devo dire non vedo l'ora di sentirle un pochino parlare. Sì, sono curiosa, sì, sono curiosa di capire cosa fanno, se hanno degli hobby, se studiano, insomma. Ho visto che alcune di loro hanno un portamento molto elegante, sono molto carine, quindi aspettiamo di conoscerlo un po' di più. Dottore Lizzi, ragazze, sembra abituate alle passerelle. Sì, sono tutte carine, tutti veramente simpatici. Anche io aspetto di sentirle parlare perché è come se c'è una capsula chiusa e vediamo solo l'esterno. Va bene. Bisogna vedere anche l'esterno. Comunque veramente complimenti a tutti, ognuno ha il suo modo di essere. E da parte mia valuterò secondo la mia opinione. Certo, certo. C'è molto... Io non vorrei scatenare del panico, ma se ha argomenti da suggerirci di quale natura, scienza, vegetale o che cosa? No, niente, niente, sì. Domande siamo molto... vogliamo basso? Ecco. Molto... Sì. Prego? Ah, addirittura? Sì, 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 sì. Al limite ci fermeremo. Assolutamente sì. Sì. Oh, facciamo così, non era, non era il copione. Il copione non c'è nulla, la comunque, anzi, lo buttiamo proprio perché è tutto in estemporanea. Però facciamo anche sta cosa, li faremo. Facciamo le selezioni. Sì, loro hanno già parlato, ma continueranno a parlare. Sì, facciamo così? Dai. Possiamo partire? Facciamo. La numero uno, chi è? Me la sono scordata già? No? Sì, allora cominciamo subito con Vanessa Chiodo. Costumi da bagno. Che meravigliosa, allora, creatura! Noi eravamo, ho subito capito perché io... eravamo un po' preoccupati, sì, invece loro a volo, anche qui, insomma, lungimiranti, esatto, tutto quanto. Allora, Vanessa, parlaci un po' brevemente di te, non domande, come dicevo, insomma, di nessuna natura, ma su di te. Sì, buonasera. Tutto con la tua vita, abbiamo 2 ore di trasmissione, di più non possiamo perché poi il satellite poi scatta. Allora, sono Vanessa Chiodo, ho 18 anni, studio all'ultimo anno di superiori, amministrazione, finanza e marketing. E nel futuro aspiro a continuare a studiare ovviamente economia e fare magari commercialista, manager commerciale, quello che riguarda comunque. Ok, ma tu ambito, per caso o già hai un'idea, un chiodo fisso per fare l'attrice? Vorresti farlo cosa? Sì, sicuramente. Quanto? Mi piacerebbe. Magari mi piacerebbe forse di più continuare nel mondo della moda per quanto riguarda sfilate. Sì, sì. Ci teniamo al sicuro, modo intanto, poi quello che sarà, sarà tutto di più e guadagnato. Vanessa Chiodo. Grazie. E adesso invece è il momento di Jessica Chiodo. Ciao Jessica. Ciao a tutti, mi chiamo Jessica Chiodo. Sfatiamo un tabù, parente? Mia sorella, sì. No. Cominciamo in famiglia. No, cioè, no, è una vergogna, nel senso, è una bella ragazza anche lei, sì. Quanti anni hai? 14, faccio il primo anno di superiori, vado allo scientifico. Sì. E anche a me piacerebbe continuare con questo percorso della moda, come sì, mia sorella. Sì, sembra che insomma, lo pratichi da chissà quanta strada abbia fatto finora. Cosa fai nella vita, oltre a sfilare? Studio, faccio lo scientifico. E questo già ce l'hai detto, poi altre cose, hobby? Non so, vabbè, in palestra? No, so, però dovrei iscrivermi in... Ah, guarda, non so, bisogno. Settembre. Bene, sì, quale palestra? Consiglio. Ascolta, posso chiederti che passioni hai? Le tue passioni? Non so... Lo studio no? No. No, ecco, non, lo non lo mi sapevo, piace studiare, però... Non è il tuo hobby preferito, lo studio? No. Ascolta, cosa vorresti fare da grande? Ancora non lo so, lo non ho un'idea precisa. Sì. Però un lavoro magari, non so, come avvocatessa. Wow, qualcosa un pochettino. Esatto. Ascolta, posso chiederti, è stata l'input a tua sorella a dire dai, vieni con me, un'esperienza no, bellissima? Guida tu, una cosa no, 14 anni non si può. No, perché vedendo mia sorella a sfilare, magari mi è venuta questa cosa e provare anche io. Perfetto. Sì. Bene. Okay. Grazie ancora. Grazie. Jessica. Ciao, Chiodo. Numero 2. Andiamo avanti con la numero 3 che è Jessica, un'altra Jessica. No, è no, chi è? Numero 3.
Numero 3, appunto, io ho Jessica Cerminara, giusto? Un'altra Jessica. No, dai, sai, cominciamo ad andare in brodi giuggiole, anche perché l'orario, tutto quanto, la stanchezza. A questo punto io alzo le mani, ma non è una rapina. No, perché mi affido a cotanta sapienza, quella di Massimo, che già si è mostrato in tutto il suo fragore. Ecco, questa volta è la volta dei giurati. Io do il microfono a Massimo perché faccia una domanda, mi raccomando. Non mi provochi incidenti diplomatici, c'è la nazione che ci guarda, la Meloni. Tu Massimo un po' li conoscerai, sono un pochettino come le tue bimbe, un po' le tue figliocce, vero? Loro già vengono da anni da me perché fanno lezioni di portamento, scuola di recitazione, fotografia. Quindi lei, Jessica, specialmente adesso sono 3 anni, giusto? Poi Vanessa da 4 anni, quindi si può dire che da piccoli incominciano già a fare questa scamotage di spilate di moda e quant'altro. Cos'è che dobbiamo sapere che adesso insomma potrebbe incuriosirci della nostra Jessica sembra timida, però all'occorrenza sa tirare fuori le unghie. Glielo chiediamo? Sì. Io faccio la sta faccio. No, scusami, ma che sfido pure io stasera. Ci mancava pure quello. Ok. Buonasera a tutti, buonasera. Sono Jessica Cerminaro, ho 21 anni e vengo da Catanzaro. Se andiamo avanti così ci diciamo Ha ragione. Descrizione perfetta, cara. Esatto, ha ragione. Cioè, raccontaci bene, raccontaci meglio, che cosa voleva dire? Nel senso che fuori sono molto timida, molto, però posso cacciare anche il lato peggiore di me. Bellissima, questa cosa mi unghie. Piace. Vai. Andiamo alla prossima, andiamo avanti, grazie. È la volta di Denis Corapi. Ti cedo il microfono, non vado più da quella parte. Ecco. Mi è costato caro. Chiediamo qualcosa a Denis, non so cosa fa nella vita. Buonasera, sono Denis Corapi, 18. Sì. Vengo da Sansostene e studio. Bene. Ascolta, quali sono le tue passioni e perché soprattutto hai deciso di partecipare a questo evento? Vabbè, le mie passioni, non lo so. Neanche il tuo è lo studio, di la verità. No, saranno tante passioni, No, se... mi sa di no, devo cambiare domanda. O sono tante, dai. La domanda di riserva, qual è? Non ce l'abbiamo, no, tutto sto po' È vero. Allora, raccontaci un pochettino di te, cosa fai nella vita, insomma, come trascorri una giornata, tipo. Raccontaci un po' di te, fai te. Vabbè, il pomeriggio magari, sì, compiti li faccio perché... Sì. Quest'anno tra l'altro è quinto anno, quarto. Sto facendo il corso di estetista, quindi è l'ultimo. Bene. Bellissimo, quindi la bellezza è un mondo bello, ti piace? Sì, abbastanza. Bene. Anche facile trovare occupazione, bene, molto bene. È vero. Ok, San Sostere quindi. Sì. Il Santo Patrono come si festeggia? Il Santo Patrono quando si festeggia? Quando fate festa per il Santo Patrono? Il 27 settembre. Ma tu che sai? Che sei? Ma San Sostere? Tu sei un altro santo, che sai? Ah, quel compleanno. Bene, ok. Perfetto, ti volevo 4, aiutare, ti volevo 4. Aiutare. Grazie Denise. Denise. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la numero. Che numero c'è adesso? 5. Chi è? 6. 7. Numero 7. Diamo i numeri, diamo i numeri. Ma una cosa certa è Caterina Fazzolari. Con i nomi non ci sbagliamo, con i numeri magari. È vero. Sai, a quest'ora. È vero, stiamo dando un po' i numeri. Quindi Caterina, Caterina Fazzolari. Buonasera. Dici sono di te Caterina. Quanto vorrai. Fazzolari Caterina, sì. Lavoro, faccio la mamma. Ah. Ballo. No, dico lavoro come se gli altri, insomma. Una bella mamma. Facenti. C'ho proprio... fatto il giro chiaro. Una bella mamma. Una bella mamma? Che non faccio, grazie mille. Ballo latino. Di dove? Balli? Roccella Ionica. Ah, di Roccella. Balli? Sì. Poi faccio un passetto qualcosa, balli latini proprio, insomma, ci mancava un ospite, io volevo chiamarlo. Poi, è vero? Però ce l'abbiamo. Se c'è un cavaliere, se no. Se c'è un cavaliere, ma qui abbiamo Pino! No, che abbiamo Pino. Qui il cavallo c'è.
Allora, abbiamo, non lo so, un'improvvisata, non so, sarebbe facciamo venire Francesco. Francesco, vieni tu? Ma sì. Vieni tu un attimo? Vieni, dai. Vai, ti filmo io, vai, vai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, sta facendo le riprese, lo faccio io, adesso stasera vieni, faccio vieni, tutto, Francesco. Poi pulisco pure, non, faccio, non vi preoccupate, non vuoi che faccia le riprese, allora va bene, meglio così. E allora, non lo so, chiediamo alla regia, non lo so che... Latinoamericano. Latinoamericano, qualcosa. Una baciata, richiamo. Molto bene. Insomma, nel frattempo che la nostra regia, insomma. Sì, noi diamo tutto per scontato, infatti, ma ce l'abbiamo la baciata. Infatti, speriamo. Noi insomma, abbiamo Massima Tarantella qui. Che nella nostra regia, speriamo che la trovano, se ci fanno cenno. Dunque dobbiamo trovare un partner, giusto? C'è? Sì, dai, qualcuno troviamo. C'è in sala qualcuno? Io proporrei Jason, che dici? Ah, c'è Jason, sì, dai, Jason, vieni. L'abito, poi parleremo meglio dell'abito. Bentornato Jason. Mamma, allora, che eleganza, sempre... Come attore, ora però vediamo come ballerino. Ecco. Allora, partiamo, intanto non so se c'è un accostamento, vi siete presentati o cosa. Piacere, eccetera, eccetera, adesso a voi per la baciata. Baciata, prego regia. Facciamo un'improvvisazione, prego. In televisione. In televisione. Spacito, devo respirar tu fuego despacito, hacer que te diga cosas al oído. Bisognava far firmare le responsabilità. Oh, sono in questi casi. Beh, la signora. Sabes que ya llevo un rato mirando. Sì, in questo caso Jason è più bravo come attore ancora. Vabbè. Per questo abbiamo scelto lui. Perché eravamo certi del risultato. Scusate, vi chiedo scusa, non per farmi gli affari vostri, ma noi stiamo facendo una trasmissione che si chiama Miss Film Festival, che ha una durata, cara mamma, di appena 2 ore. Io so che insomma ci siamo presi la parte. Vai, va, se ne va? Va bene, comunque già si è esibita. Jason, per te qui non c'è il contratto, No. Come nella cinematografia o cosa, quindi ci noi vediamo subito dopo, ne parliamo subito. Sì, grazie Jason. Ok, anche perché dobbiamo meglio parlare dell'abito. Assolutamente sì, abbiamo visto l'esibizione. Andiamo con la numero 8? Assolutamente sì, parliamo di Fabiola Scardamaglia. Fabiola Scardamaglia. Fabiola, benvenuti, ciao cara. Con una forma fisica strabiliante, cosa fai o meglio cosa non fai per mantenere questa forma fisica? Cosa faccio? Sì, cosa fai, certo, sì. Beh, dieta sicuramente, un po' di sport. Brava. Quale sport? Sport attrezzi, palestra. Ah, bene, perfetto. Cosa fai nella vita? Io sono un hostess, vivo alla Mezza Terme, hostess eventi e ballerina dancer tech house. Oh, wow. Io sulla ballerina adesso stenderei un velo pietoso per quello che abbiamo visto, piuttosto sulla hostess. Allora, fai finta forma di essere su un aereo. Hostess eventi, non precipitiamo, perché peggio di così. Pino, sì. Hostess eventi, no? Ah, sono lì, ci... Già, Pino, viaggiava, già Pino viaggiava. Pensavo che stiamo per precipitare, no. Come fanno le hostess? Bene, che eventi di qualsiasi tipo? Sì. Compito tuo che cos'è? Butta dentro, che cos'è? Essere gentile con i clienti, accoglienza, e degustazione, anche faccio degustazione vini e quant'altro, tutto ciò che concerne. Ma stavo per chiederti eventi. Perché c'è chi lo fa e chi non lo fa, chi stappa lo champagne, lo spumante, chi fa proprio la passaggiare direttamente, perché solamente c'è il sommelier. Sì. Ma anche l'ostesso può fare? Certo, perché no? E consiglia pure al contempo? Assolutamente, ma sì. Una conoscenza? Sì, certo, ho fatto appunto un percorso di 7 anni con una cantina... Allora, certo, Pino, che l'assaggio qui, sì. Tutto ne vuoi, cara? Sì. Sicuramente, a voglia, sicuramente. Ti bizzarrisci, okay. Par condicio, par condicio, degustazione, quindi infatti. Va bene così, l'abbiamo sentita. Ti ringrazio. Ci congediamo da lei. Grazie. Da Fabiola Scardamaglia. E adesso andiamo alla numero 9, Pino. Sì. E Rosalba Spirripa. Thank you.
una rossa. Prego. Allora. Buonasera. No, prego. No, no, poi dico. Intanto dici tu. Buonasera, mi chiamo Rosalba e sono di Roccella. Bene. Lavoro. Sì, bene. Noi siamo spesso accusati di essere buonisti nella nostra trasmissione, quindi dobbiamo metterci un po' di pepe, no? Essere provocatori, ecco. Tanto in tanto. Prego? E lei che ne sa, Franco, signor Franco? Sì, perché tante volte lui pure magari a qualche serata... Ah, ecco, quindi sì, sei stata ospita, cioè nel senso che avete fatto un qualcosa di collaborazione. No, ci sono le serate latine che organizzano nei vari locali. A caso dopo gli incidenti succede qualcosa. Quindi ti piace frequento... È quello che poi serve. Queste serate qua. Mi lasci finire il discorso che è stato sì. Allora, noi qui siamo accusati di essere buoni, vogliamo essere un po' maligni, ecco, insomma. Un po' cattivelli, ti va male, Gioia, ma perché, poverino? E puoi metterla questa parte perché non devono sentirmi. Microfono spegnetelo per piacere, cosa pensi le altre concorrenti? No, sono tutte bravissime. Io è da poco che frequento, quindi. Senti, ma un po' di competizione c'è, questo ti vuole dire? Ti vuole chiedere qualcosa? Un pochettino di competizione. Beh, quello ci sta sempre, ma quello pure quando vado alle serate di caraibiche, comunque la competizione c'è pure là. Sì, però io sento sempre dire serate, la sera, questa, ma tu di giorno sì, che fai dormi. No, lavoro. Ah, ecco, sì, lo dicevi prima, perfetto, sì, però ti vedo insomma abbastanza impegnata la sera. Lei è una roccellese. Sì, ma sì, qui sì. Dobbiamo fare essere... Volevi fare di nuovo a cambio? No, possiamo cambiare, certo. Vabbè, cambiamo, anche se... ognuno il suo posto. Anche se era bello vedere un bell'uomo davanti in mezzo a due donne, eccetera, eccetera. Ma comunque, le foto le hanno già fatte, scattate. Assolutamente sì. E niente, che dobbiamo dire a questa... Ciao. Dobbiamo dire ciao e basta, congedarci a lei. Ciao, grazie. Perché il tempo è scaduto, andiamo avanti. A che numero siamo arrivati? Siamo arrivati alla numero 10. Parliamo di Giuliana Montesanti, che come... appena detto è fuori concorso, sì. Una gran bella donna con una sua bella età che quando me l'ha detto la verità sono rimasta e se era fatta, perché è una bella donna, insomma un bel fisico e soprattutto è venuta e si è presentata con me, infatti non la conoscevo ma abbiamo avuto la conoscenza proprio fuori. Dai microfono, sentiamo parlare. Sì, buonasera, mi chiamo Giuliana Montesanti, vengo da Lamezia e io ironizzo sempre, dico che sono una ragazza di 68 anni. Bravissima, con uno spirito fantastico. Brava. Potrei essere la nonna di tutte queste meravigliose ragazze perché ho due figli, una di 48 anni e un altro di 46. Ah, io penso che già questo possa influenzare la nostra giuria, perché ha detto delle cose bellissime. E sono stata per 42 anni un funzionario del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, per intenderci. Dottore Rizzi, noi siamo a posto col fisco, sì. Per carità, una delle aziende più eccellenti del territorio. Noi Raffaella paghiamo le tasse. Ho cercato sempre di essere buona però, anche se ho avuto una vita attività di controllo esterno, però ho cercato di essere, insomma, di mettermi anche dall'altra parte. Equità assoluta, noi l'unica tassa nostra, quella che non riusciamo proprio a levarci di torno è Massimo, quella è la tassa. Mamma mia, vabbè, ok. Grazie Caterina, grazie, giusto? Sì. Giuliana, pardon. Bene. Grazie. Passerella, il microfono prego. Nostro, grazie. Prego. 11. Samantha Scicchitano. La numero 11 è Samantha Scicchitano. Dottore Rizzi. Montesanti? E che bello? Dopo. La numero 11 Samantha Scicchitano, quindi. Bene. Vieni, stai con noi. Perché adesso c'è la domanda. Ah, proprio vedo che hai capito. Ci sai fare, ci sai, hai buoni gusti. Vedi. C'è il dottore Lizzi, abbiamo il microfono intanto a lui. Sì. Ti va male, Gioia, tranquilla. Supererò anche questo, dai. Devo fare qualche domanda? Sì, non sul fisco, sulla cosa, perché lì c'era l'esperta, era quell'altra. Né tasse. No. Ti vorrei chiedere. Cosa ti aspetta della vita? La vita? Del tuo percorso, della linea futuristica. Cedo il microfono. Allora, intanto mi presento, sono Samantha, ho 30 anni, di Reggio Calabria, ma viaggio a San Marino. Rispondendomi alla vostra domanda, allora, innanzitutto... Vedo penso che sei un protocollo, rispondo la sua. Ok. Innanzitutto penso che in ogni cosa che una fa deve sempre migliorare.
e che bisogna anche diciamo provare, fare tante esperienze, non soffermarsi su una cosa. E infatti io già ho fatto la barista, poi la barista ho fatto anche diciamo babysitter ho, quando mi capita anche ora aiuto anche persone a fare pulizia in casa senza nessuna vergogna, perché per me è importante lavorare. E la cosa principale è lavorare, essere persone umili, viversi la vita in pieno, perché ogni giorno non deve mai avere ripensamenti, cioè quello che senti fare una deve fare senza avere problemi, senza pensare ma se, perché sennò poi non si conclude nulla. Bisogna essere sempre sicuri di se stessi e quello che si vuole fare, farlo. Ascolta, tu hai senza parlato problemi. Sì, prego, prego. Complimenti. Solo un'altra domanda. Sì. Cioè, diciamo, nel periodo della tua crescita, no? Sì. Ti è venuto sempre qualche momento di paura, no? Della vita? Sì, soprattutto nel periodo del Covid, che comunque sono stata sola, cioè io abito sola e ho preso questa decisione così perché secondo me fa crescere molto, perché stando da soli si cresce, cioè capisci le responsabilità, anche perché devo fare la spesa, la bolletta, e quindi anche quando lavori, cioè i soldi che tu, cioè capisci come spenderli, non fai sprechi, sei responsabile, sono molto responsabile. Una formazione molto grande, assolutamente sì, anche se quando ho qualche soldino da parte amo utilizzarlo per viaggiare, perché è la cosa più bella, conoscere posti nuovi, conoscere persone. E infatti ringrazio Massimo per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo concorso, perché non solo si conosco tantissime persone. Infatti, a proposito, mi hanno chiamato poco tempo, un mesetto fa, per decidere di fare un corso tramite diciamo il centro dell'impiego. Infatti ho deciso di fare quello da segretaria, che lo inizierò a breve. Ah, bene. Allora andiamo, grazie. Ti lasciamo così tanto a fare il curriculum. Sì, grazie. Ok, grazie. È esaustiva. Numero 12. E continuiamo con la numero 12, Maria Patamia. Francesco. Maria, non ti do subito il microfono perché lo do a Francesco. Prego, Francesco. Sì. Allora, tocca a me fare una domanda. Sì. Guarda, io sono buonissimo, semplicissima. Io vorrei che tu descrivessi la tua vita con tre aggettivi, la tua vita fino ad oggi, tre aggettivi, e poi altri tre sulla prospettiva della tua vita, come vorresti che fosse. Bellissimo. Ok? Ah, bella. Ha lavorato in rete prima per questo, si è preparato. No, ma è bravo lui, Francesco. Ciao a tutti, io sono Maria Patamia, ho 39 anni, vengo da Pentone. E la mia vita. Tre aggettivi. Si potrebbe dire. No, sto scherzando. Bisognerebbe fare un libro sulla mia vita, però. Fallo! Da dove cominceresti? Comincerei all'età di 13 anni di continuare a frequentare la scuola. Quale sarebbe la pagina più bella da andare subito a leggerla? Brava. Solo quella. Poi la vita matrimoniale, no. Non è stata abbastanza bella. E non lo scrivere, che ti prego. Quindi, vai a dire tra i figli, così risparmiamo in tipografia. La cosa più bella della mia vita sono stati però i miei figli. Però cosa devi sapere che un insegnamento, sì. A prescindere, perché ti ha dato comunque... Sì, sì, no? Infatti, quindi, sì, siamo cresciuti. Non si butta niente. Io e le mie bambine siamo cresciuti insieme, viviamo e da solo. E poi sei una mamma giovane. Sì. Quindi... E poi altri due aggettivi? Mancano altri due. Io mi... No, ecco, adesso diciamo è migliorata abbastanza, sto bene, ho trovato un compagno, felice, allegra, sorridente, mi auguro di percorrere ancora questo percorso, di continuare avanti con la mia vita, di aspettarmi un futuro migliore di quello che ho passato. Finché c'è vita, c'è speranza, c'è modo di fare tante belle cose, grazie. 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 Poi andiamo alla numero 13, Chiara Ierace. Adesso un po' pigiamo il piede sull'acceleratore perché ci piace chiacchierare, però certamente dosando sempre i tempi, una sorta di par condicio, il giusto tempo. Allora, abbiamo la nostra Chiara, vieni, raggiungici. Allora, vuoi fare tu, cara Moira? Ci pensi tu? Prego, prego. Buonasera. Allora, parlaci un po' di te. Da dove vieni? Studi, cosa ti ha spinto a essere qui con noi questa sera e soprattutto cosa ti aspetti da questa sera? Brava, bella, insomma.
Buonasera, mi chiamo Chiara Ierace, ho 19 anni e vengo da Roccelletta di Borgia. Vabbè, io in generale adesso lavoro, faccio la babysitter di mattina perché io amo i bambini proprio in una maniera impressionante. Il pomeriggio aiuto i miei genitori perché abbiamo un negozio, un'attività. Cosa mi aspetto da questa sera? Beh, perché mi trovo qui innanzitutto, diciamo che io amo proprio sfilare, amo il mondo della moda, i vestitini, i tacchi sono la mia vita sin da piccolina, io proprio... E anche il trucco e parrucco. Anche il trucco e parrucco, certo, certo. E niente, stasera penso che è una delle serate come sempre bellissime e che alla fine vinca la migliore. Bene, grazie. Chiara, grazie Chiara, bene. Andiamo avanti adesso. Ed è la numero 14, questa volta parliamo di Asia Fiorillo. Ciao Asia, che venere, che venere. Asia, andiamo al microfono, Asia, prego. Assolutamente sì. Parlaci un po' di te. Buonasera, mi chiamo Asia Fiorillo, ho 18 anni e vengo da Soverato. Studio e faccio un corso di estetica e la mia passione sono la moda e il cinema. Sì, sembra cinema che si stia facendo un concorso per estetista qui questa sera, invece dobbiamo trovare anche delle attrici, no? Sì. Quale parte ti piacerebbe fare, interpretare, quale ruolo? Differente, non ho una parte preferita. Dove pensi saresti insomma più abile, arruolabile? Protagonista è troppo. Quindi io comparsa. Sei modesta. Posso però, usare? Sì. Io aspetto, c'è il mio giurato di fiducia. Posso usare e chiedergli di fare una particina, qualcosa, non da recitare, anche qualcosa che si possa mettere, mi dà il consenso? Perfetto, ok. Solamente mi dicevo, che non ho mai recitato, colpa è sua. Non ho mai recitato e quindi non. No, ma qualcosa così, insomma. No. Fai finta, non lo so, ti fai la disperata, come la faresti? Ti aiuto io. Ti aiuto io. No, scherzo. Allora guarda, un regalo, non è proprio una parte, un bel sorriso al nostro pubblico. Dove sta la 1? Qual è quella che si spacca più difficilmente come camera? La 1? Quella che anche se la roviniamo non importa? E allora un bel sorriso, la facciamo lì alla 2? Alla 2 che dicono che è quella più insomma robusta. Bel sorriso, di più, ancora di più. Guarda, smudellati la risata così facciamo prima, va bene così? Va bene così? Ok, amici a casa va bene così, dicono di sì? Ok, grazie. Allora grazie. Grazie alla nostra numero 14. Adesso andiamo avanti con che numero c'è dopo? Andiamo a numero 16, parliamo di Ieri No Chiara. Ciao cara. Ciao cara. Ciao. Allora, da dove vieni? Roccella Ionica. Da Roccella Ionica, gira così, proprio, abbiamo sì, la possibilità. Dirimpettaia quasi, insomma. Sì, praticamente stai giocando in casa. Sì. No, io piuttosto pensavo dal biondo, perché c'è tanto biondo stasera, no? È vero. Che avessimo Manken Scandinave sì, questa sera, invece no, tutte, insomma, beh, comunque nord, Pentone è già nord, rispetto a noi, sì. Cosa fai nella vita? Lavoro. Un po' come tutte quante. Quanti anni hai? 23. 23, lavori già, bellissimo, che lavoro fai? Lavoro da Piazza Italia. Ah, bellissimo. Ah. Dato pubblicità, poi facciamo pagare però, che così non passa, passa non in sordina sta cosa, chiederemo qualcosa. Allora, chi ti ha spinto a venire stasera e sfilare in lo questo devo dire? Concorso? Assolutamente, devi dirci tutto. La sto anche guardando, mia cugina. Ah, è stata lei? Sì, sì, sì. Devi puntare il dito, vabbè dai, comunque rimane una che bellissima tua cugina, esperienza. Scusa? La prossima, sì, la prossima. No. Senza dire sì, arriverà, adesso la vedremo, arriverà, la sentiremo. Beh, com'è nata? Beh, io sto andando a fare una sfilata, vieni anche tu. No, dai, no, tra no, cugine no, così funziona. Io ho fatto la scuola. Ah, hai fatto proprio scuola di portamento. Sì, sì, sì. Ah, sì? A T5. E quindi lo fai fare per mestiere, cosa? Vorrei farlo, però purtroppo per vie lavorative. Vabbè, se ti capita, adesso mi verrai a dire, se ti capita un'occasione, per chi vorresti sfilare, dai, io faccio un nome, dai, ma, ce ne ma spara la grossa, tanto non costa nulla, quindi, Massimo Spanò, sì, vabbè, no, Massimo ecco. Spanò, dai, va bene, sì, no, ma in più, c'è qualcosa di più, c'è qualcosina di più, ci sarà, ad esempio? No, io, mi piace tanto Giorgio Armani. Beh, è data proprio Massimo, Massimo è andata al Massimo proprio. Il futuro comunque è normale andare a Milano, insomma, faresti questa, sì, questo grande salto? Sì. Sì. E io te lo auguro. Grazie. Sì, poi Piazza Italia c'è pure a Milano. Quindi, grazie caro. Fa l'utile e dilettevole, grazie. Bene, la volta numero 17. Questa la so.
Andrea Maletta, giusto? Correggimi se sbaglio. Andrea Maletta, diciamo bene? Beh, intanto guadagna questa aria passarella. Ciao Andrea. Andrea. Ciao. Da dove vieni? Allora, vengo da Catanzaro. Sì. Frequento il liceo scientifico ad indirizzo sportivo, quindi si deduce che mi piace molto lo sport. Lo sport. Cioè, che cosa, possibilità di vederti. Che cosa fai? Lo vediamo, fai sport, cosa fai? Cosa lo vuoi fare anche per professione o cosa per. Allora, faccio calcio, ma. Wow, non, calcio! Sì. Non credo di farlo come professione perché sì. Vorrei continuare gli studi in università. Sì. Però ancora non so cosa diventerò da grande. Vabbè, insegnante, insomma, magari educazione fisica, chissà. Vabbè, adesso non queste ragazze hai fatto 16 altri anni, 16 anni, ma tu gli davi 16 anni, queste ragazze ormai veramente. Ma io sai sì, cioè... sai sì, perché adesso insomma Lizio non è come i nostri tempi. Sì. Pilota aereo. No, lei ha sentito me prima, l'hostess, ma pilota aereo. C'è una scritta. Ma adesso sono tanto al femminile, cioè piloteresti un aereo? Te la sentiresti? No. Cioè tu porteresti avrei... noi e poi andreste con lei? Avrei... avrei una responsabilità troppo grande. Eh beh sì, insomma siamo persone importanti, c'è Massimo, quindi... Va bene, d'accordo, tu hai fatto altri concorsi, hai fatto altra roba, perché... Ho fatto una sola sfilata, quindi questa è la mia seconda volta, però per il resto non ho fatto concorsi, nulla. Ma ti piace farli, vorresti farli, sì. Adesso arriva l'estate. Mi piace molto. Beh, 16 anni molto... non li può fare, 16 anni gli rompiscono, no? Appunto, se lo fa adesso, perfetto, poi adesso arriva l'estate. Poverina. Sì, sembra che sia in concorso, ok. Mi piace molto il mondo del cinema. Bene. Cioè che regista vorresti non lo so. Avere? Uno però qualunque. Sei comunque, vero, cioè sei proprio hai idolo azzeccato è tutto. Tim Burton. Wow. Regista. Bene. Ok, dobbiamo fermarci, grazie passarella perché dobbiamo andare avanti. 19, la 19 Rosa Giove, ecco. Diciamo così, anche se siamo qualche secondo in più con qualcuna, ecco, così stiamo anche così in maniera gioviale, frizzante, un po' di brio, andiamo avanti con il nostro concorso Miss Film Festival. Teniamo sempre d'occhio. Vediamo da dove arriva. Io da Mumble. Prego, tieni il microfono, sì. Allora raccontaci, spostati un pochettino così abbiamo la possibilità di farti. Io ce l'avrei la domanda. Ecco, ce l'ha una domanda. Me la tengo di riserva. No, Moira ride, perché ride? No, adesso, perché ride Moira? Perché ora che ce l'hai. Io la domanda ce l'avrei, perché non ce l'ho avuta fino adesso? Per ora la vogliamo sapere, non è che ce la tieni. Subito? Come ha detto Mumble. Sì. L'avrei. Tu a che cosa hai pensato, Franco? Sì. A quella cosa lì. Cioè? Lo stocco. Ecco. Come ce la prepareresti? Sei brava. Come, in nessun modo. Come no? Sei brava nelle attività culinarie. Siamo rimasti delusi. Ecco, allora. Affranti, spiaciuti. Aspetta che ripara. È brava, ha detto nella cucina. No, mica di, insomma, figurativamente, mica adesso. Insomma, dai, ti diletti. E questa ricetta lo dobbiamo accontentare in qualche maniera. Ah, come la faresti? Sai cucinare quindi, no? Devo mangiare, quindi cucino qualcosa. Sì, no, nel senso lo stocco perché c'è un appartamento attivo qui. Poi magari dopo la trasmissione Massimo dice di sì, non avevo dubbio, ecco. Ok, va bene. Voglio. C'è la cucina, sì, l'appartamento della Drippettaia. Sì. Anzi, abbiamo per fretta, dobbiamo chiudere. Cosa fai nella vita oltre a fare lo stocco? Lo stocco, no, lo stocco me l'ho inventato io, no? Nel senso. Io faccio la commessa. Sì. Per una catena di negozi. Sì. Bene. E cos'è? Hai cantato con. Greco, sì, giù di voce, sono, che è successo? Sono la collega. La collega di chi? Di Greco, no, non è vero. No. No. Okay, mammola, ho pentone. Preso un po' la voce. Ecco, insomma, sì. C'è un po' di distanza. È un po' l'emozione, forse? No, è un colpo d'aria. Ah, è un colpo d'aria, va bene, dai, allora va bene, riprenditi presto. Grazie. Sì, grazie. Invece 19. Questa è la volta del numero 20, parliamo di ieri no, Siria. Che sarebbe la cugina, ti ricordi che parlavamo che è stata diceva, lei? Diceva sì, della parentela, ecco, ok. Proprio lei, adesso. La causa, adesso cosa sentiremo a sua discolpa? Adesso vedremo. E adesso vedremo cosa c'ha da dire, Siria. Numero 20, ciao. Prec, Siria. Microfono. Sono Siria Ierino, ho 15 anni. E sono di Roccella Ionica e faccio la ballerina di danza classica.
vero. Cioè, alla faccia direbbe qualcuno, nel senso, perché poi tra l'altro siamo anche noi Rocella Ionica, no? Ma noi insomma, sì. Vabbè che io insomma conosco. Più che altro sessantenni, settantenni conosco Francesco per esempio, ma questa bella gioventù mi sfugge. Lei Lizzi ancora tiene sott'occhio la bella gioventù, oppure lei fa come me Francesco? Si sente, sì, vabbè, appena appena, sì, con i giovani. Allora, senta, Moira, qual è il tuo sogno nel cassetto? Ah, allora, facciamo rispondere subito. Ecco, sì. Non lo so, però... Non lo sai? No, hai un, no, qualcosa a dire? Non c'è proprio vorrei... il cassetto, cos'è, non è aperto? No, proprio... no. Non è immobiliata ancora la casa? No. E allora, guarda, non è immobiliata, la possiamo strutturare grazie a Lizzi, che è un imprenditore edile, no? Sì, comunque sì, ripariamo, sappiamo. La ristrutturiamo e la creiamo. No, ma io scherzavo, adesso che veramente si mette a fare, gli fa a casa. Comunque mi piace guardare veramente questi ragazzi, che tantissimo sono molto emozionati. Io farei un applauso a tutti. Sì, facciamo, dai, bravo, facciamo. È vero. Francesco, i nostri tempi, sì, la vergogna quando si saliva su un palco, vi ricordi, no? Almeno io, tu insomma, tu sfigliato già da subito. Abbiamo altro da chiedere alla nostra? No, facciamo anche perché il tempo stringe e poi insomma abbiamo dato equità a tutte quante. Allora, senti, grazie. Che ma succede? Dobbiamo dire come mai hai invitato anche la cugina. Ah sì, ricordi? Già giusto, c'era quella causa pendente. Prima, sì. Sì. Insomma, la causa, vuoi dirci qualcosa? È stata ritirata, vieni con me. Siccome siamo appassionate di moda tutte e due, sì, allora ho pensato andiamo a sfilare, visto che tra cugine si fa, sì, no? Sì. Perché è come essere, sì, sorelle, vero? Sì. Grazie Silvia. Cioè, siamo così ancora ad aprile, maggio, grazie, insomma c'è tutto il tempo, poi magari se restate qui venivano queste qua, insomma. No, 21. venivano lo stesso. 21? Chi è la 21? Angela Vescio? Angela lei, Vescio, lei, sì, è lei. Angela, ciao cara. Vescio, arriva da Vescio, il nome sono lì. Angela Vescio, 31 anni, sì, sono mamma di due bimbi e vengo dalla Lamezia Terme. Dove sono le bimbe, che fanno? Una c'ha 6 anni, ha la stessa passione mia. Se le salutiamo, che fanno? Spacco il televisore, che cosa? No. No. Maria Stella è qui con me. Ah, lei è più piccolina, però, lei vero? È la prima e Marco ha 3 anni. Bene. E Marco ci starà guardando, ma sì, non capirà nulla. Dice, ma quella chi è? Da un ritratto, mamma, in fotografia, non capirà insomma che è in televisione. Cosa fa nella vita? Attualmente mamma? Sono disoccupata, sto facendo un corso ASO. E un ho corso? Già un corso ASO, assistente. Che è un gioco delle carte ASO, che cosa? Cosa significa ASO? Assistente alla poltrona. Ah. E ho già un corso OS. La posso assumere? Poltrona, certo, che per disabili, che cosa? Cioè, nel senso, no, per è in uno studio dentistico. Poco degenti. Ah, sì, ok, lavorare in uno studio dentistico. Fotoveggenti, ho capito. Che cosa, quali sono gli insegnamenti? Gli insegnamenti che si fanno ad aprire la bocca? Come si... Vabbè, sono un po' tutto il corpo umano, c'è un po' di tutto, poi nello specifico le protesi. Come non fare paura quando uno si appre con la pinza? Come fate? Che studi? Non lo so, non ho mai fatto questo corso. No, si studia tanto, tanto. Addirittura. Vabbè, d'accordo, grazie. Grazie mille. Basta così? Sì. Sì, grazie. La facciamo ancora. Ed è la volta Spirare. Della numero 22. Parliamo di Grippo Sara. Anche ci spostarci che deve venire più qua, che se no Vladi. Sì. Io la vedo un po' tigrotta. È vero? Un po' gli artigli ce li hai? Qui c'è Moira del circo? Caratterialmente, sei un po'... Un po' tanto. Un po' tanto, ti stiamo stringendo la mano. Non lo so, hai questo viso un po' tigrotto. Che dite? Grazie. Condividete? Sì, assolutamente. Allora, cosa fai nella vita, forse, insomma... Buonasera a tutti, sono Sara Griffo, ho 17 anni e frequento il quarto anno delle superiori. Mi piace questa passione, cioè ho questa passione fin da piccola e mi piacerebbe continuare su questa strada. Cioè passione di che cosa? Cioè delle sfilate, cose, sì, concorsi di bellezza, quindi hai fatto parecchio o cosa? No, non parecchio, però da poco sono iniziata. Ah, la vorresti quindi sviluppare questa passione, sì, da qui in avanti, bene. Da come è nata? Così, all'improvviso? Così, sì. Si è visto, non so, in TV, come mai? Cioè è nata, non è che ti svegli la mattina e ci voglio magari fare un altro canale, no, in TV, no, insomma, no, vedendo in TV ti ha appassionato. Mi appassiona, sì. Grazie. Ah, proprio così? Ok, va bene, okay. Sì, 22. Sì. Vabbè, no, non perché sia antipatico cosa, anzi, anche no, perché dobbiamo svertire nelle operazioni. La numero 23 è Carmen Rodio, dico bene?
qui adesso, perdonateci perché siamo a tarda serata in là con la trasmissione e quindi con i numeri non ci siamo, ma con i nomi sicuramente sì, perché abbiamo già apprezzato e goduto di quello che hanno fatto finora queste ragazze. Bello. Che sono uscite, lo diciamo perché insomma qualcuno girerà canale, dice no ma quello non è Telemia, perché queste cose non accadono solitamente, questi concorsi di bellezza o tanta bellezza, invece sì, siamo capaci anche di fare questo. Diamo il microfono alla numero 24. Buonasera che a tutti. Fa nella vita cosa? Buonasera a tutti, sono Carmen Rodio, 16 anni, frequento il terzo superiore della ragioneria. Sì. E da poco ho intrapreso questa strada per un obiettivo personale. Sì. Ho iniziato con Valentino Di Liegi, ed è merito suo se ad oggi mi sta appassionando sempre di più di quest'ambito. Ascolta, posso farti una domanda? Sì, sì, parlo tu, altrimenti le chiedo sulla partita doppia, quindi non vorrei adesso. Se dovessi accedere alle finali, no? Il giorno 2-3, ma sarebbe un bel sogno? È sicuramente un bellissimo obiettivo. E se dovessi a convincere la giuria, no? Giusto così. Sì, allora abbiamo il microfono. Sì. Questa volta dai, ci vado io, perché se no, giustamente non è giusto. Come è figlia del grandissimo attore Rino Rodio, mi pregio di aver lavorato assieme a lui. Informazione, sì. Ah, ecco. Hai partecipato tu a quel film o no? Perché i tuoi fratelli mi sembra che abbiano partecipato ad un film. Aspetta che do il microfono. Grazie. Va bene così, Franco, ok? Completata la domanda, prego. Sì, ho fatto una scenetta piccolina in uno dei bello. Film. Bello, che scena è, voglio dire, insomma, perché qui dobbiamo... Era la storia di Mia Martini, dove nella quale c'era raccontata la storia dei miei genitori e io facevo mia madre da piccola, una piccola scena dove rappresentavo mia madre da piccola. Non è che magari no, adesso io chiedo troppo, Lizzi chiedo troppo, no, di interpretarci. Vabbè, lui già glissa, va bene, ok, no, evitiamo, no? Evitiamo, vabbè. Poi magari diventeranno attrici e ci faranno meglio vedere quando saranno belle, importanti interpreti. Grazie. Grazie. Andiamo avanti. E adesso è la volta del numero 28, parliamo di Miriam Liam. È l'ultima, quindi? È l'ultima, carrellata delle nostre ragazze. Chiudiamo in bellezza con domande di un certo spessore. Le abbiamo esaurite tutte, no? Assolutamente abbiamo sì. Il nostro repertorio di domande, che è limitatissimo, la paginetta praticamente, è tutta quanta letta. Numero 28. Allora il microfono. Ciao Miriam. Faccia quello che vuole, lo usi come vuole. Venga, qui guadagni la centralità. Lei può fare cadere un governo. Ha un microfono in mani, non capita tutti i momenti. Può farne quello che vuole. Prego. Okay, può anche parlare male di qualche concorrente, altra concorrente. Di Massimo, non so questo. Prego. Buonasera a tutti, io vengo da Maggisano, un paesino di Catanzaro, ho 19 anni e ho iniziato, diciamo, ho intrapreso questo campo inizialmente per gioco, ma ovviamente la parola gioco la metto tra virgolette perché non voglio sottovalutare il campo, ma sottovalutavo me stessa. Quindi diciamo che questo campo mi ha aiutato tanto a riconquistare la mia sicurezza. E non dico che sia semplice perché è un mondo abbastanza enorme e complesso, però comunque mi piacerebbe fare l'attrice un domani, lavorare nel mondo dello spettacolo. Sì, basta così, altrimenti la chiamano in politica. No, no. Grazie. No, io insomma. Pino, ma lo sai che abbiamo una piccola teenager? Io? Sì, una proprio piccolissima teenager. Non ci facciamo mancare nulla questa sera, la facciamo sai scolare? Come si chiama? Maria Stella, noi la chiamiamo? Ah, lei sarà felicissima. Piccola stellina, la facciamo sfilare. Musica! Maria Stella! Per Maria Stella! Un applauso! Oh, girati! Vieni, brava! Vieni, facciamo una bella sfilata, facciamo vedere questo bellissimo abito di questa principessa! Vieni Maristella, come ti chiami amore? Maristella, così ha. L'orario. Quanti anni hai? 20? Hai? Adesso a quest'ora. Sei. Sei? Ma come? Sono 8 anni che ci conosciamo, sempre di 6 anni mi dici. Possibile? Eh? No, adesso pure Lizzi, capisco l'orario, Lizzi. Senti, per posso piacere. Sapere cosa vorresti fare da grande? La modella. Massimo, tu già l'hai prenotata, insomma, sì. Suggerimenti a fare, ok. Hai visto? Hai già trovato lavoro, Maristella. Eh? Sei felice? Sì.
Dai, che meraviglia. Maria Stella. Maria Stella, allora, grazie. Silas, grazie. Raggiungi mamma. Qual è grazie. L'uomo più bello escluso Moira? No, proprio, vabbè, proprio, è piccolina, 6 anni, cosa vuoi che sappia, insomma, di uomini, ma insomma. E siamo bene, arrivati alle, ogni bene. Praticamente alle 3 uscite. Sì. Dovremmo soltanto ed esclusivamente proclamare, insomma, i nostri giurati nel frattempo che fanno i conteggi, noi parliamo un pochettino, io e. Noi ci vediamo gli affari nostri perché c'è Cosimo Bevilacqua che torna. Sì. Allora c'è Cosimo, sta Cosimo, per arrivare. Bevilacqua. Ecco, adesso siamo un po' nella ressa finale, perché esce con un altro abito. Ti ricordi di chi? Assolutamente, parliamo dello stilista Roberto Starace, insomma andremo a vedere il suo strepitoso abito. E noi continuiamo così, adesso ce la prendiamo comoda perché dobbiamo farlo, perché c'è il computo finale e la cosa più importante va fatta con ordine. Ovviamente non fate errori di grammatica come al solito quando fate sti conti ogni volta, ad ogni concorso. Guarda, e va bene, sono andiamo. Super impegnati i nostri giurati, sono super impegnati. Molto elettronici pure, molto, ma è una giuria moderna. È vero, è vero, è vero. Allora, noi stiamo qui ad aspettare Cosimo che si sta facendo largo, ecco, tra l'uditorio in sala, e guadagnerà adesso questa nostra area spettacoli. Come ti è sembrato il concorso? Perché tutti chiedono. Guarda, a tutti. E a noi nessuno chiede, allora ce lo chiediamo vicendevolmente. Infatti, a vicenda come facciamo noi di solito. Guarda, è stata una serata strabiliante a dir poco. È valsa la pena stravolgere per me, tutto? Come dicevo appunto prima, è veramente un tuffo nel passato, perché vedere tutte queste ragazze, e soprattutto visto e ho notato che non c'è per niente competizione, anzi si aiutavano l'uno con l'altra. Addirittura, sai, all'inizio come ti devi muovere, uno aiutava l'altro, questo è, insomma, mi è rimasto tanto. Allora facciamo così, dato che Cosimo ancora ha qualche secondo da prendersi, noi facciamo così, anche perché siamo all'atto quasi finale, facciamo una passerella comune di tutte quante in costume da bagno. È vero? Via alle Miss! Introduciamo nuovamente Jason, vieni Jason, vieni, riguadagna dal microfono, così ci facciamo dire quest'altro capo. Assolutamente. Anzi, lo vuoi dire tu? Sì, assolutamente. L'ho appena fatto. Vieni, vieni, vieni. Jason vuole fare di nuovo una bella sfilata, insomma. Direttamente, ok. Sì, assolutamente, vuole far vedere questo meraviglioso abito. La cerimonia, ovviamente. La cerimonia di Roberto Starace. Allora, Jason. Sempre più elegante, eh? Ti hanno affidato a te questo incarico. Noi prima abbiamo parlato di passato, di presente, sì. Ovviamente ci congediamo con te. Guardando al tuo futuro, cosa hai in programma? Vorrei fare il modello. Ah, adesso proprio cambi registro, modello. Hai già un'idea, hai già un aggancio? O comunque ci proponiamo, ci candidiamo, e chi ci ascolta sa che c'è questa possibilità, opportunità, Jason, che possa sfilare. Ma com'è che ti è venuta questa idea? Mi ha appassionato. No, è che ti sarà venuta questa sera, no? Proprio questa sera ti è arrivata questa idea di fare il modello? No, da tanto tempo, da tanto tempo. Hai già fatto qualche altra passerella, qualche altra sfilata in passato? Sì, ho sfilato in particolare. In particolare. Senti, io stavo appunto, ero attenta, però all'abito, dietro le quinte mi stanno dicendo che c'è un'improvvisazione, praticamente ci sarà una poetessa, poi per una poesia, allora volevo anche introdurre. Eh beh, ci voleva l'angolo della cultura, come se adesso, sì, insomma, avessimo sbrodolato, sì, cosa. Beh, allora ci congediamo da Jason, sì. Cosimo Bevilacqua, e tanti cari auguri sia come modello ma anche come attore. Grazie. Jason, ciao. Grazie, grazie.
Dunque, dicevi di una poesia. Scherzavo prima quando parlavo di... Perché è una donna davvero di tante risorse. Devi vedere, devi sapere che parliamo appunto di Giuliana Montesanti, come ti avevo detto appunto prima, di che è una fuori concorso, bravissima, che è fuori concorso. Lei è anche addirittura una poetessa scrittrice. Vieni, Giuliana. Allora le ridò il microfono perché ci possa declamare quali versi sono suoi o di chi. Sono quelli di Dante. Sono quelli? Il nostro funzionario. Oltre alla passione della moda, e non ho detto neanche che ho la passione per il cinema, io faccio cinema da tanti anni. Ah, questo non gliel'avevamo chiesto. Nonostante non abbia potuto impegnarmi più di tanto perché avevo un lavoro, insomma. Però adesso a marzo ho avuto un ruolo nel film di Marco De Luca, Buio come il cuore, che uscirà a cinema a settembre e poi in TV. Ma tu se non erro e non ricordo male, già c'è qualcosa in visione, già da adesso, vero? Se non ricordo male, mi avevi detto. Umana, ti ricordi? No, adesso vengo da Roma, dove a Villa Panfili. Vedi che ricordavo qualcosa? Sì, ho fatto parte del cast di V-Cyborg 3, è una serie televisiva di fantascienza. Sì, no? È stata classificata di fantascienza dal Ministero della Cultura. E niente, io però ho il ruolo da umana. Non da disumana, venga qui, che sembra che l'abbiamo messa all'angolo, sembra insomma, è vero. Si stia facendo pugilato qua. Ascolti, si chiama Giuliana, senta, lei quindi mi sta dicendo che ha un'esperienza lunghissima. È abbastanza. Dovesse fare la regista e affidare un ruolo a Massimo, che gli farebbe fare? Esattamente quello guardi che fa. Aspetti, le ricordo che è il padrone della manifestazione. Lei è fuori concorso, è vero, però. Esattamente quello che fa, cioè il titolare di questa agenzia di moda. Sì, sì, ma che ruolo, insomma, il cattivo, il burbero, il buono, il fesso. Beh, insomma, quando vuole sa essere anche cattivo, abbastanza cattivello. Può fare la qualsiasi, con quegli occhi azzurri. Come in ogni, giustamente bisogna avere un poesia, ruolo, quindi. Poesia. Sì, allora. Vuole che le faccia da asta, sono bravissimo. No, volevo velocemente voglio dire che questa poesia ha ricevuto un premio, perché io ho sempre partecipato a dei concorsi letterari. Questa ha avuto il premio Magna Grazia International, mi è stato consegnato nel Museo Pontino di Latina nel 2019. Ah. È una poesia sulla donna. Massimo voleva una poesia sulla violenza, però non l'ho scritta, sulla violenza delle donne. Questo è il mio ideale di donna, come io vedo la donna, una figura soave, gentile. Ascoltiamola. Anche se abbiamo gli stessi diritti, penso che dobbiamo coltivare la nostra peculiarità, che è la femminilità, non perderla mai. Donna. Apparve in un giorno di sole, vestita di un sorriso soave e adornata da lunghi capelli, negli occhi splendenti uno sguardo gentile. Il suo profumo era una brezza leggera, la sua voce una musica dolce, che pronunciava parole di miele. Le eteree mani incantavano nei gesti, fiore tra i fiori, la terra l'accolse con un grande respiro. L'albero inchinò i suoi rami fronzuti per porgerle ombra. Il ruscello intonò melodia, invitando nell'acqua i suoi piedi aggraziati e le caviglie sottili, mentre lei disegnava l'arcobaleno. Quando si addormentò, mollemente adagiata, nel cielo s'affacciò la luna e spuntarono le stelle, e tutto intorno a lei fu armonia. Forse magari lo fa già, se ha un blog, ci facciamo un applauso, sì, se ha un blog o qualcosa se lo faccia, perché poi ovviamente bisogna essere depositari di questi testi, perché magari letti adesso in questo frangente nella ressa. Mi hanno chiesto di pubblicare libri, eccetera, non ho mai avuto il tempo. E poi no, anche io... un semplice blog, voglio dire, in maniera che uno vada a fare le cose quando vuole, con comodità. Grazie. Guardi, se ha problemi, qui c'è la nostra influencer che tecnologicamente. Ecco, finalmente ho trovato. Ecco, così. Me lo hanno sempre consigliato, io per mancanza, perché non so farlo, non ho avuto tempo. Adesso ecco, ho trovato anche l'occasione giusta, la persona giusta. Noi andremo avanti con la trasmissione, grazie. Ma le sorprese, devi sapere, caro Pino, che le sorprese non sono finite. Perché? Perché parliamo appunto di Barillaro.
di Francesco, che anche lui ha portato una poesia. Una, ne ha mille. Vabbè, io dico una perché voglio dire, okay, deve citare solo una. Avrei una poesia, se fosse. Assolutamente. Questo è un tuo libro, che cos'è? Una raccolta di poesie, sì, Franco? Ho pubblicato 5 libri, ho partecipato a diversi concorsi anch'io, sacro e profano. Sì, questa qui. Dicevo, se posso, ho iniziato con una borsa di studio vinta al Berklee Music College di Boston come autore. Poi ho avuto delle menzioni di merito e dei premi, Giacomo Leopardi, Dostoevskij, Salvatore Quasimodo, ma eccetera eccetera. Sì. Vedo un movimento, vedo movimento, infatti qualcosa ci sta arrivando, qualcosa mi dice che sta arrivando, e di che genere è arrivato? Qualche sì, la proclamazione, carte, la proclamazione, carte, carte da firmare, che carta è? Ah beh sì, abbiamo, sì, ovviamente. Okay. Allora, ci stiamo preparando per i premiati, intanto la poesia, sì, però poi di Franco. La seconda prima, ok. Posso? Sì, prego. Introspezione. Labirinti della mente, percorsi milioni di volte, proiezioni di figure, immagini sospese, come fossero un po' più sotto, al centro della testa, all'altezza della ghiandola pineale, pensieri, ritornano sorrisi di sguardi incrociati, che fanno stare bene, altre volte paure, angosce, come fossero pareti che si stringono, che ti soffocano. Ma poi il tempo, amico della mente, spazza via. Ecco, di nuovo, un vortice mi assale e giù per un tunnel sembra venirmi addosso una fredda, gelata nebbia, pian piano si dirada. Ecco, sì, ti vedo. No, sono io. Grazie. Grazie. Allora, siamo pronti? Ci siamo quasi, intanto ringrazio ancora una volta i nostri partner sostenitori che sono Big Matt, Edil Merici Locri, Gioielleria Squillace di Squillace Giulia, Roccella Ionica, Revè Centro Estetico Catanzaro Mater Domini di Francesca Giada, Miro 2.0 by Dalù Ristorante, Macelleria Eccellenza Italiana Catanzaro Lido. Non abbiamo nemmeno citato sia il calzolaio di Roccella Ionica Cirillo Aurelio, poi gli abiti da cerimonia frizzante moda di Catanzaro. Grazie anche a loro. Assolutamente li ringraziamo. E adesso niente, rulli di tamburi, ci siamo quasi, vediamo, fino concorso rulli di tamburi. Va avanti. Attenzione, è così alle fasce, allora sì, ci siamo. Cominciamo con Moira, che è quella più vicino a me, già pronta, Macelleria Eccellenza Italiana. Parliamo di sponsor ovviamente, sì. La chiamiamo? Vanessa Chiodo, numero uno. Complimenti Vanessa. Complimenti. Bene, andiamo avanti. E partiamo con la seconda, parliamo del sponsor Revè Centro Estetica, è stata giudicata a Ad Asia Fiorillo. Fate passare Asia, un applauso ad Asia. Vedo che non hai mai fatto il sindaco. No, al contrario. Bisogna prepararsi a tutto nella vita. Ci siamo. Bene. Complimenti. Andiamo avanti, grazie a Franco. Complimenti Asia. Poi abbiamo Gioielleria
Squillace Giulia Roccella Ionica, chi viene a consegnarla è il nostro amico Francesco DJ Lunga. Dice lei è Chiara Ierinò. Brava. Girati. Così, così. Brava. Perfetto, brava. Grazie. Grazie. E continuiamo con l'ultima. La prossima, proprio l'ultima, lo sponsor è Big Matt Edil Merici Locri, lei è Angela Vescio. Angela Vescio. Dottore Rizzi. Arriva, arriva, arriva. Che è proprio la proprietà, consegna questa fascia alla nostra concorrente, alla nostra miss, numero 21. Perfetto, così così, perfetto. Abituata assolutamente, perfetto. Bravissima, complimenti, bravissima. E adesso caro Pino, è arrivato il momento clou della situazione. Di salutare, grazie per tutto quello che avete. Abbiamo finito? No, non abbiamo finito. Qua stiamo aspettando c'è tutti il clou della situation. E tu che dici, insomma, dobbiamo incoronare le tre finaliste, che ricordiamo appunto che dal 2 al 3 nella selezione di Paola, praticamente, insomma, sarà un bel e grande obiettivo. Siamo arrivati al momento finale. Ebbene sì, è il momento suspense, insomma, stanno le ragazze di là, stanno un attimino premendo. Assolutamente, siamo pronti per conoscere chi va alle finali di Paola del concorso Miss Film Festival. I nostri giurati sono pronti, belli e concentrati, con le fasce in mano e con la coroncina. Sì. Va a Paola, la prima delle tre e la numero 24, Carmen Rodio. Brava! Segna la fascia nuova. Era tu. Sì. Congratulazioni, brava, brava. La seconda finalista e adesso. Continuiamo sì. Con la seconda, con Miss Film Festival, il numero 20, Ierinò Siria. Consegna a Francesco la fascia e la coroncina. Complimenti, gioia. Che porterà a Paola nella finale, dove incontrerà tantissime celebrità del mondo della cinematografia e altro. E adesso la terza e ultima vincitrice della fascia di Roccella Ionica. La terza e ultima fascia va alla numero 17, Andrea Maletta. Consegna la fascia il patron della manifestazione, del selezionatore e di questa complimenti, tappa. Complimenti Andrea. Che carina. La tappa di Roccella Ionica. Ed eccoli qua le nostre. Adesso un passo in avanti e godiamoci con tanta bellezza. Bravo. Un passo in avanti delle nostre tre miss che vanno alla finale di Paola. Miss Film Festival. E adesso, cari amici, come si fa ovunque il gran ballo finale, diciamo così, con la presenza di tutte quante le miss, per un saluto alla nostra emittente Telemia, che si è giovata, si è impreziosita con la vostra presenza. Grazie ragazze e buona fortuna per la vostra vita, non solo artistica. Grazie. I migliori auguri, ciao, buonanotte.
Questo programma è presentato da...